Questo sono io. Mi chiamo Kenyon. Sono uno scultore americano che passa lunghi periodi qui a Roma. Una sera dell'anno scorso, una giovane ragazza, Hilda, raccontò un suo sogno ricorrente, terribile e violento. Ne rimasi colpito. Quel sogno aveva delle attinenze con un misterioso diario dell'Ottocento che mi era capitato tra le mani. E mi sembrò che noi quattro, Hilda, Miriam, Donatello ed io, assomigliavamo ai quattro protagonisti del diario ottocentesco. Miriam, durante una visita alle catacombe, fu avvicinata da un misterioso personaggio, del tutto uguale alla descrizione del diario. Da quel giorno Miriam veniva pedinata, spiata, da quello strano personaggio. In poco tempo fummo tutti coinvolti in un clima oltre irreale. Miriam consegnò poi ad Hilda un pacchetto dal contenuto segreto, con l'impegno che, se per una certa data lei non fosse ritornata a Roma, avrebbe dovuto portarlo ad un certo indirizzo. Io continuavo a cercare per le biblioteche i frammenti mancanti del prezioso diario. Quanto a Donatello, ormai perdutamente innamorato di Miriam, non riusciva a capacitarsi per l'ambiguità del comportamento di lei, finché una notte, sul precipizio della Rupe Tarpea, avvenne qualcosa che non avevamo potuto prevedere. Il giorno dopo quella misteriosa notte, ricevetti tre messaggi dai miei amici. Tutte e tre mi salutavano perché stavano per partire. Miriam andava a Parigi, Hilda raggiungeva dei conoscenti e Donatello scriveva che doveva tornare in fretta nei suoi possedimenti della campagna toscana. Fu lì che ritrovai il giovane amico, un anno dopo, raggiungendolo nel suo rifugio. Ma proprio mentre parlavamo di Miriam, arrivò un pacco postale inviato a Donatello e dentro c'era una riproduzione del fauno di marmo di Prassitele, inviatogli da Miriam. Hilda nel frattempo era tornata a Roma. In quanto al diario dell'Ottocento, non facevo che studiarlo e ristudiarlo. Ero arrivato al punto in cui la dama dell'Ottocento, così simile a Miriam, confessava al gentiluomo, così simile a me, di essere angosciata e come paralizzata da un ricordo orribile. Raccontai a Donatello questo particolare e la cosa provocò nel giovane una crisi spaventosa. Al culmine di essa si decise finalmente a raccontarmi quello che lo tormentava. Il racconto, mentre lui parlava, mi aveva fatto venire in mente un'altra storia, contenuta nel diario, di un altro delitto, 100 anni più indietro, e anche qui con la fine cruenta di quel dannato persecutore. Per cui non facevo che chiedermi se un anno prima Donatello avesse ammazzato lo stesso fantasma di un secolo prima, oppure fossimo tutti collettivamente suggestionati. Promisi a Donatello che l'avrei fatto incontrare nuovamente con Miriam, forse sperando inconsciamente di poter ritrovare anche la mia Hilda.
credita? Miriam. Lo sai cosa sei? Un maschilista, un razzista, un classista e un compressato. E il fatto che sei giovane è un aggravante, perché ti immagini cosa diventerai invecchiando? Proviamo a invecchiare insieme, così potrà tenermi sotto controllo. Cos'è, una proposta di matrimonio? Può darsi. Chissà perché oggi mi sento tesa come una corda di violino. Ma tu stai sempre tesa. Credi a me che studio psicologia, non sei normale della cabeza. Guarda che il fatto di non venire a letto con te è segno di grande equilibrio e maturità. Mira che io non faccio un caso personale. Per quanto sei l'unica ragazza che se me resiste, quindi sei strana anche da quel lato lì. Dipende dai punti di vista. A me sembrano strane quelle che ti cascano ai piedi. Adesso vattene che devo vestirmi. Te puedo accompagnare? Con la moto? No, grazie, no. È proprio un appuntamento importante allora? Non so, non credo, spero di no. Comunque sei molto simpatico a sopportarmi, Manuel. Ma è di che? Buona suerte, Hilda. Ma è uguale al palazzo del sogno.
Lei e la signorina Hilda. Miriam? Ti vorrei chiedere qualcosa. Di Hilda? Anche tu non l'hai più vista? No. È chiaro che non voleva più vedermi. Così non l'ho più cercata. Già, non vuol vedere più nessuno di noi. È strano, vero? Stavamo parlando di lei. La fanciulla era tenera e palpitante come una colomba. Una colomba che nasconde la testa sotto l'ala. Così è la Hilda del diario. E questa è la Hilda di oggi. Anche se vuole sembrare diversa e tenera come una colomba. E io l'ho spaventata. Eh sì. L'hai proprio spaventata, Kenyon. E giustamente lei se n'è volata via. Miriam, io sono preoccupato per Hilda. Quel suo sogno ricorrente. Cosa c'entra ora il suo sogno ricorrente? Frutta fresca! Frutta fresca! Ecologicamente garantita, dall'albero al consumatore. Disturbo? Vieni, vieni, Donatello. Stavamo parlando di Hilda. Per Kenyon è una cosa importante. Lasciamo perdere che io mi sono innamorato di lei e non sono stato capace di farmi amare. Non è questo. È che io sento una responsabilità, una paura. Paura? Io so che quel suo sogno non era casuale. È stato quel sogno a far scattare tutto. Quella sera, quando l'ha raccontato, era come se Hilda leggesse una pagina di quel diario. Lo so, Donatello, che non dovrei parlarne più, ma è impossibile. E a questo punto sarebbe imperdonabile. Hilda viveva in quel sogno una realtà accaduta secoli fa. Ed è stato quel suo racconto, che lei chiamava sogno, la prima tessera del mosaico. Ma era un sogno. Hilda non ne sapeva niente di quel diario. Appunto. Ma non capisci che è proprio questo. Vorrei che tu lo ricostruissi, Kenyon. Quale? Il sogno di Hilda? O la storia del diario? Le due cose sono identiche. Bisogna che tu mi racconti tutto. Ancora. In ogni dettaglio. Nel Settecento, in un antico e nobile palazzo, una fanciulla vaga alla ricerca di qualcuno che non trova. La fanciulla tiene stretto tra le mani un involto. C'è qualcosa che la turba profondamente. Un'atmosfera carica di mistero. Finalmente le appare un uomo. È a lui che deve consegnare il pacchetto sigillato.
l'antico palazzo. Quel pacchetto. Oddio mio, ma come ho potuto? Come ho potuto? Non è possibile. Cosa stai dicendo? Che c'è? Parla, Miriam, ti prego. Cosa vuoi dire? Cerca di parlare, senza paura. Io, Hilda, quel giorno che ero spaventata per quell'uomo che mi perseguitava e che sentivo che dovevo partire. Io ho consegnato a Hilda un pacchettino da portare a una persona. La pistola? Sì, una piccola pistola, di cui dovevo liberarmi. Oh, Dio mio, forse ora Hilda è in pericolo, dobbiamo salvarla. Ma non sappiamo più niente di lei. No, io so che è ancora a Roma. E se oggi... La data, Kenyon. Quella data ricorrente, è oggi, oggi. Miriam, cara, cerca di ricordare. C'era una data su quel pacchetto che le hai dato. Una data? No, io non mi ricordo. Non c'era nessuna data. Cerca di ricordare, Miriam. Marzo. Oggi è il 15 marzo. Concentrati. 15 marzo. Sì. Sì, forse. No. Mi confondo io. Ma il 15 marzo non è quando io e Donatello... Quando io e Donatello, quella sera... Io torno a Roma. Vado a cercare Hilda. Un momento, Kenyon! Kenyon, aspetta, veniamo anche noi. Sì, bisogna cercarla. Trovare Hilda. È da molto tempo che sarei dovuta venire, ma... Lei conosce Miriam? Sì, certo. Anch'io l'ho conosciuta. Ma lei non lo sa. Non si ricorda di me. È passato talmente tanto tempo. Solo consegnarle questo. Ha così fretta? Mi piacerebbe parlare un po' di Miriam con lei. Prego. S'accomodi. Sa cosa c'è qui dentro? No. Lo ricordo. Un orribile e grazioso ricordo di famiglia.
pistola. Una piccola pistola del 700. Io ho lottato da sempre, Kenyon, per liberarmi da un'angoscia che mi veniva da lontano. Per sottrarmi ad una punizione per qualcosa che non ho mai commesso. Una mia antenata aveva ucciso un uomo che voleva sposarla a tutti i costi. Sembrava che questa colpa non mia dovesse perseguitare me e che quell'uomo ucciso avesse scelto me per continuare nella sua vendetta. Proprio come aveva scelto quell'antenata del tuo diario per vendicarsi della fanciulla che l'aveva assassinato nel 700. Fin da bambina quella visione orribile mi perseguitava. Nessuno credeva ai miei incubi. Dicevano che ero una bambina strana. Anche quando mi rifugiai nella fede, non trovai che incomprensione e diffidenza. Infine, ho creduto di vincere la mia battaglia con l'arma del ragionamento e dell'intelligenza. Dipingere seriamente, vivere a Roma, cambiare tutto e soprattutto me stessa. Questo avevo deciso. Ma subito, come una mazzata, avvenne qualcosa che mi fece capire che tutto era inutile. Nel baule che mi ero portata, trovai un orribile ritratto del mio persecutore e la pistola del delitto, di cui finora avevo solo sentito parlare. Era lì, materializzata, nelle mie mani. Come impazzita, buttai via il ritratto. Stavo per buttare anche la pistola quando vidi che c'era un nome e un indirizzo e una breve frase. Miriam, se vorrai e potrai, ti prego di farla recapitare qui. Sapevo di un lontano parente che vive a Roma e, stupidamente, irrazionalmente, pensai che ridare a questo parente sconosciuto quella cosa, quell'orribile ricordo di famiglia, voleva dire liberarmene. Con tutte le mie forze mi rifiutavo di ricadere nell'incubo. Scattarono tutte le difese per cancellare quella cosa, al punto che poi mi dimenticai del pacchetto. Poi l'incontro con te, il diario, il sogno di Hilda e quell'incontro nei sotterranei. Per la prima volta non ero io sola a vedere il mio persecutore. Niente è casuale. E adesso Hilda potrebbe essere proprio in quel palazzo, con quella pistola. Ma la Hilda di oggi sa difendersi in ben altro modo.
La Hilda di oggi non ha bisogno di uccidere per liberarsi da certe suggestioni. Sì, è vero. La nostra Hilda non è come me. Lei si sa difendere dall'irrazionale. Sono una povera ragazza qualsiasi. Non sono saggia e forte come pensi tu. Te l'ha detto lei? Sì. Ed è una frase che mi ha colpito. Perché sono le identiche parole che Hilda nel diario dice a quello scultore. Eppure deve esserci. E allora, signori, tutto bene? Tutto bene, credo. Nessuna disgrazia che io sappia. Hai tu da annunciarmene qualcuna? Hilda, dov'è? Che le hai fatto? Ma tu, chi sei? Ma allora, non sei morto? Miriam, noi siamo legati insieme e non potremo più separarci. Ma tu non esisti più. Tu non esisti più. Hai solo immaginato di essere sottratta a me e invece la sorte ci fa ritrovare di nuovo, ovunque. Lascia aperto, signor. Rivede. Tutto bene? Non c'è nessun altro qui. Abbiamo dovuto sfondare la porta. Ma ero in bagno, nella vasca, con l'acqua aperta. Una voce strana rispondeva al tuo citofono dicendo cose strane. Avrete sbagliato pulsante. Ma che? Era lui. Ancora, ancora storie di fantasmi. Vi avverto che io non mi presto più. Io ho chiuso. Ma ti rendi conto che ce l'hai qui in casa, una presenza? Una voce da oltretomba. Ma piantatela. Non ci casco più io. Posso sapere come mai siete piombati tutti qui? Che cos'altro è successo? E tu, Miriam? Spero che tu non sia troppo arrabbiata con me, mi capisci? Confesso che anch'io avevo creduto che certe allucinazioni fossero vere, autentiche, orribili. Ero fuori di me. Quel pacchetto che ti avevo pregato di consegnare a quella persona a Palazzo Benci. Ridammelo. Non serve più. L'ho consegnato, tutto a posto. Abbiamo fatto una corsa dalla campagna. Perché? Io, per pregarti di non consegnare più quel pacco. E io perché ho scoperto di non poter stare lontano da te, credo. E tu? Come mai sei qui tu? Io ero fuggito in campagna per nascondermi.
per dimenticare. Ma poi... Ma insomma, siamo sempre là. Non ne veniamo più fuori. A quel momento terribile. Io non sono guarito. Io ho ancora paura. Ditemi se sono un assassino, un visionario. Una volta per tutte io voglio la verità. Scusate, no sabía que ustedes estaban todos reunidos aquí. Pensé, Hilda, que querías comer algo y entonces he ido a la rosticería y he comprado algunas cosas para comer, algunas pizzetas, paninos y suplí. Mi dispiace, Manuel, ho visite. Ti consiglio di filare. Buen proseguimiento a la alegre brigada. Misteriosa presenza. Ma che misteriosa presenza! Siamo noi gli spettri! Appena ci ha visto è scappato via come una lente! Sì, voi scherzate. Ma io sono nei guai, ho la testa che mi scoppia. Psichicamente mi sento una larva, un rottame. Qual è il mio destino? Sono un assassino vero perseguitato dagli incubi del rimorso? O un visionario perseguitato dalla pura immaginazione di un assassino? È un segno evidente di pazzia collettiva. Ho una guarigione. Oh, forse siamo solo stanchi di essere pari. Ma non eri protestante? Sì, ma le pratiche dei cattolici mi divertono moltissimo e le so anche recitare. È stata un'ottima idea quella di mettermi fra le donnette che si confessavano. Così ho saputo dal confessore quello che volevamo per stare una buona volta tranquilli. Il vecchio frate che è morto l'anno scorso di questi tempi non è affatto morto di morte violenta, ma comodamente nel suo letto. In conclusione, devo ammetterlo. Dalla rupe tarpea non è più precipitato neanche un barattolo da tempo immemorabile. Il parente sconosciuto di Miriam non ha ripetuto con Hilda l'aggressione del sogno e dell'antico diario. Allora non è successo niente? Il vecchio frate non è morto di morte violenta. Un coinquilino un po' matto di Hilda ama fare gli scherzi al citofono. E va bene, smetto temporaneamente di soffrire, se è questo che volete. E noi siamo sempre qua, protagonisti incoscienti di un'avventura che ci siamo inventata con le nostre suggestioni. Ma noi esistiamo o no? Mi avete ridotto al punto di chiedermi se io non sia altro che la suggestione di me stesso. Esisti, esisti, mio bel fauno. E poi uccidere un fantasma, Donatello, non è assolutamente un delitto. Perciò deciditi a guarire anche tu. È stata tutta colpa mia. Tutto è partito da me. E da quel maledetto diario. Signora Margherita! Signora Margherita! Che c'è? C'erano delle carte sulla mia scrivania, è sparito tutto. Ah, è venuto quello da Sippe a portare elenchi nuovi. E così io ho dovuto dare indietro quelli vecchi. Ma sotto c'era un mucchio di fogli scritti a mano. E gli avrò dato pure quello. E che ne so, ho visto il mucchio, gli ho dato il mucchio. E so cacchio io che sotto al mucchio c'era un altro mucchio. Ma poteva star più attenta, erano carte importantissime. Beh,
avvocato che ci capisce, 30 le carte sue, sorcegno mio. Ecco fatto. Lo stavo leggendo per la centesima volta. Poi dovevo fare una telefonata e ci ho messo sopra gli elenchi del telefono. E quell'imbecille della portiera l'ha fatto portare via gli incaricati della SIP. E ora dove sarà andato a finire? Al macero, volatilizzato. Quando si dice il destino, eh? E questa è la prova controprova della maledizione. Da quando quel diario è scomparso ci sentiamo meglio tutti. Era proprio la presenza di quel maledetto manoscritto a renderci tutti nevrotici. Però... Eh? Come? Hai parlato? Ah, già. Ci stavo ripensando. Non c'è suggestione più contagiosa di quella di credersi reincarnati. Eppure un insegnamento quel diario finito nella spazzatura lo dava. Un'anima malvagia deve espiare più volte. Deve essere uccisa per più vite. Nel caso particolare, da 4 persone che si reincarnano ogni secolo per eseguire la punizione del malvagio. Toccherebbe ad uno ogni volta. Nel 700 la giovane colomba. Nell'800 alla dama nobile e infelice. E nel 900 la suggestione dell'assassinio è toccata a un povero ragazzo di provincia. Per completare la magica suggestione o il quadrato degli assassini, non resteresti che tu. Se tutto fosse vero. Ma è solo una parvenza del vero che noi abbiamo vissuto tanto intensamente. Non ci sarà più nessun delitto, come nessun delitto c'è già stato. Con l'incontro delle nostre 4 ipersensibilità abbiamo forse scoperto, non volendo, qualcosa di nuovo in parapsicologia. La fantasia esiste concretamente, come la realtà. Non solo avevamo gli stessi sogni. Ma ciascuno era capace di entrare nel sogno degli altri. Sì, ma le sensazioni tattili. Perché io con queste mani ho... Ma chiunque può sognare di essere toccato, di toccare. Già. Forse un giorno scopriremo che la tattilità nell'immaginazione è la norma. Sogneremo di strangolare un gatto. Calma, calma, prendo una candela. Che stanno facendo? Non lo vedi? Vieni, andiamo. Lasciamoli soli. Mi sento così liberata, leggera. E ti amo. Non è meraviglioso? Per me è più che meraviglioso. Ma ho paura che anche questo non sia che un sogno, un'immaginazione. Allora? Hai deciso dove ce ne andiamo? Dove capita. Prendiamo la macchina e andiamo via senza nessuna meta. Ti va? Mi va. Ah, senti, Miriam, puoi fare qualche cosa per me? Me lo domandi. Non lasciare partendo sulla segreteria telefonica di Canyon nessun saluto, nessun indirizzo e nessuna promessa di rivederlo. D'accordo, come vuoi. È meglio che non lo rivediamo. Le sue manie, le sue fissazioni, le sue follie parapsicologiche. Sai, io sono certa che noi ormai siamo fuori da tutto questo. Fuori da questa storia per sempre. Però ti capisco, sai. Capisco che la presenza di Canyon ti possa inquietare. Sì, io... Non voglio più rivederlo. Sono certa che lo capirà anche lui. E anche Hilda. Non è necessario che ci siamo fra i piedi tutta la vita, no? Ognuno per la sua strada. Ehi. Dormiglione. Svegliati, su.
Kenyon, sono felice di aver deciso di andarmene via con te. Ti hai messo parecchio a capirlo. Sono diffidente per natura e anche razionale. Me ne sono accorto. Ma adesso lo so, è per questo che sono felice. Io sono l'infelicità di non meritarti. Perché in questo senso sei nata sfortunata. Cosa ti va a capitare? Un artista e mezzo fallito. E per di più un banale amante. Chiama la compagnia di viaggi per i biglietti. Non vedo l'ora di partire con te. Sì, lo faccio subito. Ti amo, Kenyon. Anch'io. Chi è? Un altro foglio di quel manoscritto. Ancora. Che io non ho mai visto. Che non è mai stato qui. Tesoro, non credevo che sarei stata così felice. Mai visto? Non è mai stato qui. E la quarta volta il persecutore morirà per mano del quarto protagonista. Ma che mi succede? Ci credo anch'io adesso. Finalmente tranquilli noi due. Sei felice, Kenyon? Un secolo vale un istante e fra breve, per la quarta volta, morirò ucciso da Kenyon. Che mi prende ora? La conferma. Sì, la conferma. Ma io... Io avevo cominciato così, per gioco. Forse... Ma sì, per gli altri. Per coinvolgere gli altri. E basta. E invece... Né ora né mai. Non voglio essere un assassino, non voglio essere un assassino, non voglio. Non voglio. Che è stato? Niente. Oh!
Kenyon! Ma che ti eri addormentato? Ho chiamato io l'agenzia per i biglietti. Dai, tesoro. Niente, niente. Ti sei ricordato il passaporto? Sì, è lì dentro. L'anima intrecciata fra le mani, lungo quel viale della verità. Dimmi dove vai, se tutto parlerà sempre di noi. Pure una stella dietro una collina può sapere perché te ne vai, perché tu sei l'altra metà del sogno che sboccia solo quando più bella torni a me. Rimani ancora l'amore, quello vero è cosa seria. Non creda di fantasmi, non è ora. Resta qui.